Oggi vi racconto la storia di Nick Kamen. Nick Kamen nasce il 15 aprile del 1962 ad Harlem ed è il secondo dei tre fratelli. Il successo per Nick Kamen arriva nel 1985 grazie ad uno spot girato per la Levi's, dove rimane praticamente in mutande all'interno di una lavanderia. Lo spot è dei Levi's 501. Madonna vede quel video e ne rimane praticamente entusiasta. Lo ingaggia e scrive per lui una canzone cucita sulla sua pelle, Each Time You Break My Heart. La pubblicazione del singolo è praticamente un successo, è prima in tutto il mondo. La sua immagine è caratterizzata da un look anni 50. Molto spesso nei suoi video l'immagine è accostata a quella di Elvis Presley. Da qui un successo incredibile tra il pubblico femminile. Gli anni 80 si chiudono con una serie di collaborazioni con la cantante Madonna. Per i giornali è una coppia chiacchieratissima. Dopo un breve periodo di silenzio discografico esce nel 1990 il singolo I Promise Myself e, che ve lo dico a fare, è un enorme successo in tutto il mondo. Dopo un tour mondiale tra il 1990 e il 1991, Nick Kamen si ritira a vita privata e si dedica soprattutto alla pittura. Nel settembre del 2018, tramite una pagina fan su Instagram, si annuncia che Nick Kamen è in cura per un tumore al midollo osseo. A dare notizia della sua scomparsa è il suo amico Boy George, il 4 maggio 2021, sempre attraverso il canale Instagram. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo martedì con un nuovo Dance History.